rotole di pasta sfoglia rotonda, un uovo, un vasetto di Nutella, un bicchiere o una tazza, il piatto con su il pennello, il coltello e una spatola per spalmare la Nutella. Preparate già la teglia e un foglio di carta forno. Il cartaforno da voi preparato lo mettete già nella teglia. Accendiamo il forno prima di iniziare con il lavoro del girasole a 190 gradi. Verrà cotto per 20-25 minuti. Aprite la prima pasta sfoglia, la stendete sul tavolo. La pasta sfoglia ha nel pacchetto già la carta Prendete forno. la Nutella e la spalmate bene sulla pasta sfoglia. Dopodiché ben spalmata. Ecco, vedete, ben spalmato. Chiaramente dopo potete leccare il cucchiaino. Per chi non volesse mettere Nutella, può mettere qualsiasi altra crema o marmellata. Diciamo che con la Nutella è più Prendiamo gustosa. l'altro rotolo di sfoglia rotonda e glielo poggiamo sopra. Vedete? Ben sopra. Schiacciamo bene i bordi, cioè giriamo e chiudiamo bene con le dita, bene il bordo sotto, in fondo. Le chiudiamo insieme, in poche parole. Poi prendiamo il bicchiere, lo mettiamo a metà, lo appoggiamo a metà. Ok, più o meno, Il eh. coltello e cominciamo a tagliare in quattro, uno, due, tre e quattro. In ogni quarto tagliamo a metà. Uno, due, tre e quattro. Sempre fino al bicchiere, non di più. È per quello che l'abbiamo messo. È come uno stop. Ogni triangolo o fetta la ritagliamo in tre. Facciamo altri due tagli. Uno e due. Ogni fetta facciamo altri due tagli, uno e due. È chiaro che voi potete prendere un coltello anche un po' più piccolo, eh. Io, come sapete, uso sempre i coltelli un po' grandi. Poi di nuovo ogni fetta la tagliamo in due. Una Vedete? volta tolto il bicchiere, spalmiamo tutti i raggi e il girasole col rosso d'uovo. Vi fate aiutare dai vostri genitori a dividere il rosso dal bianco d'uovo. Lo sbattete un po' e spalmate tutti i raggi e il sole bene bene. Una volta fatta questa operazione, ora viene la cosa divertente. Prendete ogni raggio, lo girate una e due e lo appoggiate, ok? Girate due volte senza paura, eh? Una e due e lo girate ancora, una e due e lo girate, lo appoggiate, vedete? Allora, una e due e lo appoggiate, tutto così, è una cosa molto divertente. Giriamo, uno, due e lo appoggiate e così via. Ecco qua il risultato. Una volta finito, vi fate aiutare dai vostri genitori a metterlo sulla teglia e poi infornate. Vedete come si sta gonfiando? È una bellissima idea per fare la merenda. Ecco qua, il nostro girasole è pronto. Vi auguro una buona merenda, ragazzi. In alternativa alla Nutella potete mettere qualsiasi verdura stufata e frullata. Vedrete che i bambini mangiano più volentieri la verdura. Buongiorno a tutti, Giuliano Besio, pittore, chef, fotografo.
un po' girovago, ma comunque sempre piranese. Io mando gli auguri per questo periodo a tutti i miei paesani e volevo dirvi di stare uniti. Si dice che non tutti i mali vengono per nuocere, io penso che sia proprio così. Questo periodo forse ci ha fatto capire un po' di cose. Stare più vicini alle famiglie, stare più vicini alle cose che contano, smettere di correre. Io dopo 3 anni di Russia, adesso 3 anni di Nizza, vedo che la gente è anche un po' pazza. E forse queste cose, questo coronavirus, nella sua tempestività, nel suo scoppiare in una maniera così inaspettata, ci ha fatto capire che correvamo troppo e che forse vanno cambiate un po' di cose nelle nostre vite. Vi auguro a tutti di uscire presto di casa per poter camminare, per poter andare in bicicletta, per poter fare quello che vi piace. Vi mando un abbraccio, un po' come il ragazzo della via Gluck, posso dirvi che pur girando e trovando cose belle anche in parti meno belle, anche Tirano ha il suo perché. Saluto tutti i miei ex compagni di classe, saluto la mia famiglia, mamma Adriana, Renzo, Leonardo, Assuntina e un abbraccio, a presto, ciao. Se volete trovarmi su Instagram come Besio Giuliano, mi trovate. Buona giornata, buon proseguimento a tutti. Ciao.